Anche Perugia ha una scuola di tennis tavolo riconosciuta a livello federale, dove giovani e non appassionati della disciplina potranno misurarsi e allenarsi per diventare dei futuri campioni. L'iniziativa spetta alla società Perugia Tennis Tavolo, che ha appositamente dedicato alla pregevole iniziativa i locali in via Gallenga e predisposto un ricco programma tecnico e la giusta accoglienza. È un momento molto emozionante, in quanto per noi questo è un grandissimo traguardo, poiché non era mai esistita qui da noi in oltre 40 anni di attività una scuola di tennis tavolo, quindi ottenere questo riconoscimento dalla federazione per noi e per tutto il comitato regionale Umbro, del quale porto i saluti del presidente Giovanni Ippoliti, è un grandissimo motivo d'orgoglio, perché noi siamo comunque una realtà che stiamo in crescita, però comunque rispetto ad altre possiamo essere considerati piccoli, quindi per noi essere riconosciuti a livello nazionale come scuola ci rende solamente orgogliosi del lavoro che stiamo facendo noi in primis, ma anche del nostro tecnico Federico Baciocchi. Finalmente una scuola vera e propria qui in un centro importante, dove ci sono veramente buoni atleti, buone squadre, e in questi ultimi due anni, in particolare in quest'ultimo periodo, tanti giovanissimi iscritti. Una disciplina bella, importante, e veramente siamo tra le prime credo tre società in Umbria, motivo di orgoglio, molto orgogliosi l'amministrazione comunale di poter stare vicino a questo gruppo, il presidente ovviamente, a tutti questi volontari che si adoperano per portare avanti questa meravigliosa disciplina e, perché no, fare anche un po' di concorrenza con i fortissimi ternani. Faremo delle lezioni per tutti, dai più piccoli, quindi dagli 8 anni in su, fino ai 60, 70, chiunque vuole. Noi lo diciamo sempre che il nostro sport, e il bello del nostro sport è questo, perché non ha età, si può fare a qualsiasi età, quindi siamo aperti a tutti, cioè nel senso non è proprio, cioè è una scuola, però noi insegneremo tennis tavolo, però comunque il divertimento rimane sempre al primo posto. Sono molto contento di aver intrapreso questo percorso due anni fa con Michele, e diciamo questo è un punto che può essere sia un traguardo ma anche un punto di partenza, perché abbiamo diverse iniziative in cantiere e credo che questa sia la più importante, perché ci dà possibilità di lavorare con gli istituti scolastici, di rapportarci con le istituzioni e di avere un canale diretto con i bambini, che poi sono i diretti interessati dell'attività che svolgiamo. Cerchiamo sempre di dare un occhio di riguardo a tutte le fasce d'età, però è indubbio che i giovani sono quelli che più si divertono e che più, secondo me, in questo periodo hanno bisogno di essere stimolati anche, soprattutto dopo l'ultimo anno e mezzo che abbiamo trascorso, hanno proprio bisogno di fare qualcosa, di svagarsi, di avere una possibilità di giocare e divertirsi.